La Serie B riparte con la gara di cartello della giornata numero 15, ultima di andata della cadetteria Wisp Pescarese. Il signor Cinquino è il fischietto designato, ma la contesa si risolve già nei primi minuti con la vittoria che si incanala immediatamente sui binari della capolista di L Pescara United. Il Pescara Colli di mister Calista fa gli onori di casa e basa le sue fortune sulla spina dorsale composta dalla famiglia Massimi. Andrea Pennese viene preferito al fratello Mirko nel cerchio di centrocampo, Margiotti in cabina di regia e D'Aversa che vince il ballottaggio con Troiano nel ruolo di seconda punta. La DL è guidata da Sandro De Luca, una difesa da inventare. Con Soldano, Cerasuolo e Satiro out. Zuffranieri fa il centrale per necessità virtù, mentre davanti marca visita il febbricitante Soncini con De Luca perno centrale, supportato da Ferretti e Di Simone. Due minuti sul cronometro e match che si sblocca, punizione dalla tre quarti, D'Amico è troppo timido nel duello aereo con Ferretti, la palla giunge in area dove Di Simone in diagonale non perdona. Una punizione di Pino Massimi regala solo l'illusione della rete, al dodicesimo rintocco arriva così il raddoppio ospite con una sventola di Carlo Spina che non lascia scampo a Danilo Massimi. 0-2 e big match che sembra dissolversi nel nulla, con la DL che accarezza anche il Tris, ma Di Simone viene fermato giustamente in posizione di offside da Cinquino. Lo 0-3 però solo rimandato e alla mezz'ora una scopertissima difesa bianco-verde lascia campo libero a De Luca che vola verso la porta inseguito dagli avversari e dal limite trafigge Danilo Massimi. Gioco, partita e incontro, con Calista esterrefatto dalla prestazione dei biancoverdi, mentre Soncini sulla panchina opposta si prodiga nel consueto stiamo 0-0, atto a non far scendere la concentrazione. Al 37esimo il Pescara coglie un sussulto, con Trabucco che cade in tentazione e allunga la gamba su un dribbling di Matteo Massimi, Cinquino ben piazzato indica il dischetto. Dagli 11 metri Pino Massimi non sbaglia e manda in fondo al sacco il pallone numero 17 della stagione 2017-2018. La rimonta non prende però forma, con Trignani che la combina grossa a ridosso dell'intervallo. Retropassaggio corto su pressione di Di Simone, il numero 6 ospite ringrazia e regala a Ferretti la sfera del momentaneo 1-4. Nella ripresa è ancora De Luca a rendersi pericoloso con un sinistro da posizione impossibile che spacca il palo. Il Pescara Colli si affida come di consueto a Pino Massimi, ma Cicchitti è superlativo nell'abbassare la saracinesca. Al 21esimo Accademia DL al San Marco, triangolo su punizione in Bastaro Boccafoli, traversone al centro di quest'ultimo ed inzuccata di Ferretti per la personale doppietta. Applausi agli ospiti, ma Pescara Colli palesemente in bambola. La riprova alla mezz'ora, quando Crecchia è costretto ad abbassare la saracinesca in due frangenti su De Luca, con il pallone che non riesce ad abbandonare l'area locale per circa 40 secondi. Al 31esimo è Matteo Massimi a suonare la carica, percussione centrale che taglia a fette la difesa ospite, prima di battere occhi negli occhi Cicchitti. 2-5 con scaramucce per perdita di tempo e successiva preoccupazione, per fortuna rientrata dopo un infortunio di Palumbo, ma la gara è ormai segnata. C'è spazio solo per il definitivo 3-5 di Mirko Pennese, che dal limite fa partire un destro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Triplice fischio e girone di andata che va in archivio. La DL ha avuto conferme, il Pescara Colli è a caccia di risposte nella seconda parte del campionato cadetto.